Doveva essere il giorno di Diego Armando Maradona, stella di prima grandezza e riuscito soltanto a vendicarsi di Brigel in un duello tra le cose più belle. Ma in realtà è stata la giornata di Claudio Barella, scuola Castellini, nel 1930, protagonista di qualche buona parata e involontario oggetto di polemiche. Il duetto che segue, Ameri Bagnoli, è tratto dalla seconda parte di Domenica Sport. Partita ricca di episodi, quella di Napoli, con il Napoli arrembante nel secondo tempo e con Garella come al solito protagonista dell'incontro per tre parate. Quella di Napoli, Salvatore Piazza dagli spogliatoi del San Paolo. Ecco, abbiamo subito Bagnoli che pare che non è troppo d'accordo con quello che hai detto, sentiamo. Ma direi che Garella ha fatto una grossa parata, se l'ha fatta sulla punizione di Maradona, poi le altre due perché è un pochiere che non trattiene la palla. Tutte le volte che si tuffa, che respinge, qua diventa una grossa parata. Sembra che gli avversari diventano tutti... Carissimo Bagnoli, lei vede la partita dalla sua panchina, io la vedo dalla tribuna stampa. Mi permette anche a me di dire delle cose come le dice lei. Certamente, ecco. Ma però mi sembra che... Ma io dico anch'io delle cose per la difesa della nostra faccia. Senta, Bagnoli, ma non è un'offesa dire che Garella... No, il quesito sarà forse uno dei temi della settimana. Garella è un superman o il Verona gli deve meno di quanto si pensi? Qualche polemica sulle parate di Garella. Allora, un ottimo Verona o un Garella Superman? Bagnoli. Ma io ho sentito questa domanda fatemi dalla Radio Nazionale, che poi dopo sono venuto a sapere che non era là alla Rai ma era qua a vedere la partita, che fa passare per Garella che ha fatto delle parate strepitose, quando io dal campo parate strepitose ne ho visto una sola, perché anche quella punizione di Maradona tirata bene, però una punizione da 30 metri dove un portiere bisogna che dorme per non prendere quella palla lì, la parata l'ha fatta su dal fiume. Però il discorso è che mi dà fastidio che tutte le domeniche sento dire che sto Garella fa delle grosse parate, che sembra che il Verona, Dio Santo, subisce sempre, ecco. Garella, io ho contato almeno tre parate gol, tu quante? No, diciamo che le parate difficili sono state due, una difficilissima su dal fiume e la seconda punizione su Maradona. La prima era un po' meno difficile, comunque sì, la mia prestazione penso che sia stata buona, anche noi abbiamo avuto le nostre palle gol, anche noi le abbiamo sbagliate, perciò 0-0 è risultato giusto. Ma sì, appunto il risultato, ma è un po' merito tuo, almeno al 50% diciamo. Ma se lo dice lei. La partita ha vissuto momenti esaltanti, grazie al Napoli, uscito dal tunnel della crisi, ha risistemato la classifica ed è ritornato anche ad accettabili livelli di gioco. E grazie anche al Verona, che sembra aver sconfitto oggi il suo nemico principale, il terreno pesante. Il reinserimento di Galderisi, peraltro, ha ridato smalto all'attacco e lo stesso centrocampo ha snellito la manovra evitando gli inutili fraseggi di Avellino. Nemmeno i gol sono mancati, ma Pairetto di Torino non li ha omologati. Il primo di Galderisi per fuorigioco. Il secondo di Caffarelli non abbiamo capito bene perché, ci chiarirà le idee forse la Moviola. Ma la mia posizione era, penso che era giusta, io sono partito da dietro, era uno scambio così con Bertoni, sono partito da dietro, mi sono allungato la palla, mi sono trovato davanti a Garella, forse quell'attimo il segnalino l'ha alzata un po' in ritardo. No, la prestazione del Napoli rimane valida contro un grosso avversario in salute. Però penso che alla fine qualche cosa in più potevamo ottenere. L'Inter è un condomino scomodo per la classifica, per l'alta classifica? No, io ho già detto, sono contentissimo che l'Inter è in testa della classifica. Mi auguro che venga anche la Roma. Sarebbe più contento se restasse da solo il Verona? No, sono contento perché tanto il campionato non si vince adesso, se parliamo di vincere il campionato. Così l'Italia è felice e poi dopo in primavera speriamo che si sbollano un po' i bollori e possiamo, se siamo lì, faremo la nostra strada.